Buonasera amici, buonasera Stefano D'Aste dalla PB Racing Live. Ciao Ste, come stai? Mi fa dannare, eh? Mi fa dannare, tutte le volte mi fa disperare, tutte le volte. Poi io vado in panico, dopo sudo perché dico cavoli non va, cos'è? Andava un secondo fa. Va bene Ste, come stai? Tutto bene? PB Bene, Racing tutto Moto? bene? Ma sì, in grandissima forma. Benissimo. Grazie per avermi mandato la scaletta 3 minuti fa, così non sono riuscito a scaricare né il video del Rally del Sebino, che tra l'altro non mi hai mandato, ma è un piccolo dettaglio. Se lo Poi recuperi, niente. lo vuoi mandare. Io, sai che il camera car è una delle anime di questa Eh sì. trasmissione. Lui ci vuole Sì. mandarmelo un filo prima, magari non sarebbe Beh, sbagliatissimo. Allora, Ste, questa sera andiamo nell'intimità della workshop di PB Racing, per cui un dietro le quinte interessante. Abbiamo già la telecamera piazzata. Dimmi che cosa, siamo abbastanza vicino al prossimo appuntamento di Varano di Lotus Cup e Speed Championship, per cui partiamo da lì perché poi ci porterai appunto nel workshop di PB Racing chiaro. per parlare di tecnica. Non so se volevi iniziare magari con l'argomento Emira, perché so che ti sta particolarmente a cuore, anche la dirigenza di Lotus ha fatto dei comunicati in questi giorni. Che cosa è successo? Se vuoi partiamo da lì e poi andiamo sul resto. Sì, beh, diciamo che chiaramente è stato. Allora, è all'ordine del giorno, ma lo sappiamo tutti bene o male quello che ha colpito il mondo negli ultimi 2 anni tra pandemie e come si dice, e guerra, c'è stato un bel casino in tutto il mondo. E la cosa più difficoltosa è chiaramente l'approvvigionamento dei materiali, addirittura della materia prima, tipo noi stessi. Abbiamo dei problemi con la produzione. Adesso stiamo ultimando l'Exige V6 e abbiamo non pochi problemi nel reperire la materia prima che ci serve per costruire, perché sono ricavati dal pieno i mozzi. Poi, anzi, dopo andiamo nel workshop, ve li faccio vedere anche perché sono un'opera d'arte, sono veramente bellissimi. E quindi è veramente un casino perché tu oggi trovi materiali o li paghi, li strapaghi, ma questo dappertutto, nell'edilizia, ovunque. Vero, E sì. io ho un sacco di amici che hanno anche altre attività che non riguardano e non rientrano nel mondo dell'automotive, ma hanno gli stessi problemi. E chiaramente Lotus con l'Emira, io l'avevo detto fin dall'inizio. Che secondo me era praticamente impossibile che se ce l'avessero fatta a rispettare i tempi avrebbero fatto veramente un miracolo. E comunque, secondo me, il miracolo lo stanno ancora facendo perché è vero che sono stati ritardate le consegne, perché appunto perché comunque Lotus non è immune a tutti questi casini che sono successi e quindi. Purtroppo tutti i clienti che l'avevano già ordinata chiaramente riceveranno la macchina in ritardo, però diciamo che è un'attesa che alla fine è anche un po' bella, no? Te la fa desiderare un po' di più. Chiaro che averla subito anch'io preferirei perché io sono uno di quelli che non ci sto più dentro, mi piacerebbe. Poi dopo averla guidata in diverse versioni mi sono reso conto veramente del prodotto. Che è un prodotto super esagerato e stupenda, e quindi non sto più nella pelle. Vorrei averla qua sotto, vorrei uscire stasera e andare a farmi un giro con quella, però non posso. E appunto hanno fatto un comunicato, anche, è stato fatto anche un video proprio in cui veniva spiegato che in Lotus si sta lavorando davvero 24 ore su 24 con dei ritmi forsennati in un modo che probabilmente da quando è stata aperta l'azienda sono dei ritmi che non sono mai stati sostenuti, proprio per cercare di sopperire, di tamponare un po', perché se dovesse andare veramente come la situazione sta andando nel mondo, la macchina dovrebbe avere 2 anni di ritardo. E invece, no, 2 anni forse no, ma un anno e mezzo sì. Invece diciamo che probabilmente tra settembre e ottobre vedremo le prime demo consegnate ai concessionari, poi dopo le vetture ai clienti. Io
lo sostenevo fin dall'inizio che saremmo arrivati a questo punto, proprio perché stavo vivendo lo sviluppo di quella da corsa e vedevo le difficoltà che c'erano, nonostante una vettura da corsa non abbia tutte le problematiche che ci possono essere dietro a una vettura stradale a livello di omologazioni, approvazioni, controlli di qualità e tutte queste cose qui. Vettura da corsa è una vettura proprio perché è da corsa, che può essere magari sviluppata un po' più velocemente, anche se anche le vetture da corsa oggi non è più come una volta, che venivano costruite molto, molto, molto più facilmente e agevolmente. Anche lì il mondo delle omologazioni sta diciamo che si è entrato a gamba abbastanza tesa. Da un certo punto di vista sono perfettamente d'accordo, perché soprattutto per quanto concerne la sicurezza bisogna comunque rispettare determinati valori che possono garantire un certo tipo di sicurezza della vettura, da altri però comunque ci si complica un po' le cose. Probabilmente qua in Europa noi siamo un po', godiamo un po' a complicarci le cose rispetto a magari altri continenti dove vengono fatte le cose in un modo un po' più, un po', non dico l'antica, però un po' più analogico, un po' più snelle, un po' più logiche, un po' più sì, per far andare avanti il mondo, no? Sembra che da noi sì, ci si voglia fermare a tutti i costi, no? E questo potrebbe anche essere, no, Stefano, adesso magari non è la sede al momento, però potrebbe essere anche un disegno. Noi purtroppo non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai, però ci sono delle cose che a un certo punto sono talmente inspiegabili che diventa impossibile capirle, comprenderle. Inchiodati dalle normative, poi comunque per il, diciamo che quello che viene sempre molto difficile comprendere per il cliente della vettura stradale è che comunque, perché noi vediamo sempre la macchina costruita e finita, però veramente dietro la costruzione e la progettazione di una macchina, a parte che è una vettura, per progettarla e costruirla ci vogliono come minimo 4-5 anni per metterla per terra, e quindi un lavoro stra esagerato. Poi nel proseguire degli anni dalla partenza del lavoro magari ti vengono cambiate un tot di normative che non ti permettono o comunque che strada facendo ti stravolgono un po' il tuo progetto, e quindi sono tutte cose che insomma noi con Lotus l'abbiamo vissuto direttamente, ad esempio con la non vendibilità di Exige, di Elise in America dal 2013-2014, e quindi eccola qua, questa è un'Exige, e poi anche adesso, perché non dimentichiamoci che comunque la produzione di Elise e l'Exige sia messa per volontà, ma anche perché comunque non rispondevano più alle norme per cui potessero essere immatricolate come già non potevano essere immatricolate in America. E quindi vabbè, diciamo che Emira chiaramente ha subito questo ritardo, come tutti i marchi, tutte le vetture, appunto Lotus non è immune da tutto il casino che è successo, e però ringraziamo davvero tutti i clienti Lotus, rivogliamo la Elise 1600, sì, infatti, magari non solo l'Elise 1600, diciamo che potremmo rivolere anche tante altre cose degli anni passati, a partire magari anche dai circuiti, da determinate cose. Però, vabbè, comunque, stavo dicendo che ringraziamo davvero tutti i clienti che stanno dimostrando una pazienza e comunque anche un'intelligenza incredibile, perché poi riuscire, sai, quando ti manca il giochino tutti fremono, lo vogliono subito, se non ce l'hanno subito si innervosiscono, però di fronte a cose del genere dobbiamo Stefano, cercare di avere pazienza. Devo farti un paio di domande, perché stavo ragionando su una cosa, comunque soprattutto in Inghilterra, ma esistono delle realtà, ti chiedo come funziona per loro, magari più piccoline di Lotus, che costruiscono da sempre delle vetture che hanno caratteristiche ancora più diciamo
base, no, rispetto all'Otto. Cioè, sì. L'Otto comunque ha creato dei prodotti alla super avanguardia, anche dal punto di vista della sicurezza, sì, e via dicendo. Ma esistono delle vetture che sono ancora commercializzate che non hanno mai raggiunto neanche gli standard di Lotus. Ti chiedo, vero, non era possibile comunque ipotizzare una forma di commercializzazione di queste vetture? O magari Lotus ci ha pensato, no? Dandole in appalto, dico, cerca di capire, in affitto a qualche realtà, trovando il modo di continuare, seppure in scala ridotta, una produzione di un mezzo che è ancora una richiesta incredibile. Cioè, sì, non, si è fatto veramente tutto per non abbandonare Allora sì, secondo me sì, nel senso che comunque, allora, a parte che considera che per poter continuare una produzione di Elise o di Exige, ci sono dei particolari. Ad esempio, se tu mi prendi Caterham è una macchina, comunque ci sono dei modelli anche con in conformità europeo, però in conformità che viene rilasciato con delle particolari, diciamo, chiamiamole agevolazioni o sì, concessioni, okay, nella non rispettabilità di alcune caratteristiche, di alcuni standard, certo, sì, certo, di alcuni standard, sì, perché non vengono prodotte più di un tot di vetture. Quindi adesso non mi ricordo se il numero è massimo 1000 vetture annue. Se uno non va oltre le 800.000 vetture all'anno, allora può avere delle particolari concessioni per le emissioni di conformità che possono permettere, diciamo, di lavorare un po' più agevolmente. Per quanto riguarda la catena di produzione di Elise e di Exige, se ne sono sentiti in giro tante, però tu considera che ci vorrebbe veramente un milionario, cioè Elon Musk, che dice vado avanti a farle, perché smontare la catena di produzione, che è stata tutta smontata, smantellata, la catena di produzione Elise ed Exige, montarla anche solo da un'altra parte, cioè ha dei costi, perché poi comunque noi le vediamo così, ma veramente è stato un peccato, però comunque non è un peccato definitivo, diciamo, perché comunque si può andare ancora oggi a vedere, si può organizzare e andare a vedere la catena di produzione di Emira, che comunque è stata aggiornata in tante cose, ma è rimasta comunque ancora simile a quella di Elise ed Exige, ma era avanzatissima comunque la catena di produzione, era super tecnologica. La cosa che aveva è che tutti i componenti venivano assemblati a mano, e quindi le vetture erano completamente assemblate a mano. Però comunque, se uno vedeva stadio per stadio come cosa veniva utilizzato per montarle, come venivano utilizzati i tempi, come erano rilevati la scadenza di ogni stadio, step by step della produzione della vettura, era veramente, cioè ti rendevi conto che dietro c'era un lavoro veramente pazzesco, e quindi diciamo che smontare tutto quello, rimontarlo da un'altra parte, non è facile. E in più è che in Lotus, la catena di produzione Lotus è stata l'evoluzione di se stessa per anni e anni e anni, e quindi anche le persone che ci hanno lavorato comunque si sono evolute. Smontare tutto e montare completamente da un'altra parte, con magari neanche un componente che possa dire o che possa aver avuto esperienza con quel tipo di costruzione di catene di produzione, diventa assai complicato. Però poi non dimentichiamoci che in una catena di produzione non è che possa essere modificata, cioè tu per noi, ad esempio, quando noi abbiamo fatto un sacco di lavori e cose per Lotus, ad esempio la stessa Elise Cup che abbiamo fatto, per noi è stata una cosa, perché l'abbiamo fatta con l'ingegner Calovolo, con un altro, con tutti i nostri ragazzi,
però quando noi dovevamo decidere di cambiare una vite o cambiare la posizione di qualcosa, Marco, cosa facciamo? Qui, là, su, giù, andiamo a provarlo, lo proviamo, sì, non va bene, pim, pum, pam, basta, finita. In una casa costruttrice non esiste, cioè devi passare 18 firme, 4 uffici, 25 piani, controlli qualità, deve essere approvato, cioè cambiare una vite costa €1 milioni, una vite che costa... No, sì, sì, certo, che questo immagino e capisco, credo che però, Stefano, e parlo penso a nome di tutti gli appassionati di questo brand, che sono in Italia, ma sono chiaramente tutto il mondo, secondo me un minimo di sforzo, no, per cercare in qualche modo, anche se limitatamente a 800-900 esemplari in un anno, non lo so, secondo me forse si poteva immaginare, perché fosse una macchina passata, sorpassata, che non aveva più niente da dire, ok, ma sia Elis che Exige potevano continuare a illuminare le strade e i circuiti di tutto il mondo, sì, ancora per un decennio almeno, no? Per cui sì, sono un pochino così, però, deluso da Lotus, ma deluso nel senso buono, no? Da appassionato. No, certo, certo. Vero è che poi bisogna anche tenere in considerazione una cosa, che comunque, e questo è anche il motivo per cui il mercato dell'usato si è... Come io avevo previsto, e lo dicevo sempre a tutti, e tante volte mi veniva detto: ah no, ma tu lo dici perché voi siete Lotus e quindi il tuo prodotto... No, lo dicevo perché è la verità, perché comunque a livello di contenuto, di materiali, di contenuto tecnico, di qualità di prodotto, sono delle vetture che hanno una qualità stra esagerata, e oltretutto con delle soluzioni veramente furbe, intelligenti, stracopiate magari da tantissimi altri, e questo è il motivo per cui stanno crescendo tantissimo di valore e continueranno a crescere, e poi anche il numero di produzione, perché chiaramente sono state prodotte talmente poche vetture che comunque, sai, l'ago nel pagliaio costa veramente tantissimo trovarlo, e questo però, da parte di contro, il lato dolente di tutto questo è che comunque, producendo un numero di vetture così basso, non si riusciva a fare un'economia di scala che potesse giustificare poi le vendite di così pochi numeri, perché la Lotus marginalizzava, è quasi assurdo, però è il gatto che si morde la coda, no? Perché se tu produci pochi numeri e mantieni basso il margine, non guadagni, e invece se produci tanti numeri, poi il margine ti aumenta, perché sì, chiaramente, certo, producendo più pezzi. E producendone ancora meno, perché metti di produrre 800-900 all'anno, che poi ricordiamoci che Lotus produceva 1500 tra Elise, Exige, Vora, quindi comunque metti di produrre 800 macchine tra Elise ed Exige, però comunque i prezzi sarebbero dovuti lievitare per forza, perché producendone ancora meno sarebbero dovuti salire. Quindi poi sicuramente magari chi la compra e chi l'avrebbe continuato a comprare c'è sempre stato. Tu guarda i prezzi che tu trovi in giro adesso, se vuoi un Elise MK1 decente, ma decente che abbia decente, che poi decente fino a un po' di anni fa non veniva considerata decente, però con 120-130 mila chilometri è una macchina che comunque paghi 30.000. L'Elise MK2 Rover uguale, sono salite, anzi addirittura adesso le MK2 sembra che stranamente, anche perché poi c'è da dire un'altra cosa, che poi le MK2 Rover è stata l'ultima macchina che Lotus ha prodotto motore inglese, vettura inglese, perché poi dopo l'Elise MK2 è stata prodotta quella Toyota, quella con motore Toyota, quindi con il 2ZZ, prima l'aspirato 192 cavalli, poi è stato introdotto il 220 cavalli con compressore, però da lì in poi è sempre stato Toyota. Fino al 2004 invece, 2000, le ultime, sì, 2000, produzione 2004, fine 2004, avevano ancora motore Rover,
in prima istanza col 120 cavalli con fasatura fissa, e invece poi con il 158 cavalli con fasatura variabile. Sì, e quindi l'MK2, infatti anche l'MK2 adesso stanno salendo vertiginosamente, è incredibile. E questo è dato dal numero. Quando vetture ne vengono prodotte poche, chiaramente prendono valore in un modo incredibile. E ogni Lotus è come se fosse una piccola serie limitata, perché comunque ne sono state prodotte talmente poche. Se venivano prodotte 700-800 Elise all'anno, capisci che 700 Elise all'anno, cioè, è una serie limitatissima. Chiaro. E quindi assolutamente sì. Stefano, prima ho fatto vedere, chiedo, la foto della Mira GT4, è lei? Ah, sì. Confermi? È lei? Bella, sì. Ok, ti chiedo, a livello di, siccome questa, chiedo che ci sarà anche la corsa, no, ad accaparrarsi Mira, perché comunque dovrebbe essere l'ultima supercar di Lotus con il motore termico, no? E qui, vabbè, altra fucilata nel cuore, però è così. Ti chiedo, visto che comunque i progetti della casa sono quelli di passare alla propulsione elettrica, in termini sportivi, che tipo di programmi ci sono, visto che comunque la GT4, che non so se hai già guidato, è più o meno pronta e sarà disponibile, ti chiedo se comunque i progetti anche di PB Racing sono quelli di ritirarsi su un campionato con quel tipo di vettura, e che tipo di piano hanno fatto in Lotus, visto che tu sei chiaramente riferimento di Lotus Sport in Italia, che tipo di piano c'è da qui ai prossimi anni, e per quanto possiamo stare, la domanda è, per quanto possiamo stare tranquilli che vedremo una Lotus con motore termico in pista con PB Racing? Perfetto, allora, beh, guarda, ti dico, per il passaggio, allora, i progetti sono sicuramente quello di completare la macchina per partecipare alla categoria GT4, che comunque sta prendendo molto piede in Europa. Purtroppo in Italia non è così, non riesce a decollare, diciamo, anche se comunque è una categoria molto bella e con delle macchine super performanti che oltretutto riescono a mantenere dei costi abbastanza contenuti, perché sono nettamente inferiori a quelli che possono essere i costi di una GT3, di una macchina di genere. E quindi è quello di completare, di ultimare la vettura, che è venuta veramente, veramente bene, veramente bella da guidare, con tantissimo downforce, sull'aerodinamica hanno lavorato veramente tanto, ha fatto un super lavoro. E quindi quello sicuramente è il primo target. Per quanto riguarda la produzione di Emira con l'endotermico, delle macchine da corsa ancora con l'endotermico, ma diciamo che Lotus è ben consapevole di ciò che sta facendo, e tutto quello che hanno fatto fino ad oggi con la nuova proprietà sono state tutte mosse molto, molto azzeccate. E l'endotermico verrà prodotto fino a quando l'Europa, ci saranno paesi in Europa che ne concederanno l'utilizzo all'immatricolazione, perché adesso è stata notizia di poco tempo fa che a me è abbastanza comunque sconvolto, però ho detto, beh, allora tutto quello che mi hanno detto è verità, perché io la settimana prima avevo fatto un po' di riunioni in Lotus in cui mi avevano detto guarda che, poi rientro in Italia poco dopo e viene fuori che la UE firma che fino al 2030 potranno essere matricolate endotermiche, poi dal 2035 ibride e dal 2035 in poi solo elettriche. È una cosa che sinceramente non mi entusiasma per il motivo. Allora, per l'utilizzo della macchina elettrica
Ti dico, alla fine quando uno prova una macchina elettrica non è brutta da usare, anzi, cioè, va molto forte, ha tantissima coppia, comunque di trazione ce n'è. È chiaro che io quello che penso è il suono, il sound, che comunque è coinvolgente di un motore che sale di giri, per me è una delle cose. Io sono nato col rumore, col sound. Io la prima cosa che ho fatto alla moto, al motorino, è l'impianto scarico e lo stesso alla macchina. Ma per dire anche la moto d'acqua, anche il... cioè, a me tipo il gommone mi sta sulle balle perché non fa rumore. Se facesse rumore, sarebbe anche il gommone. Cioè, deve far rumore, la roba deve far rumore. E quindi quello è la cosa più tragica, perché poi dal punto di vista dell'utilizzo la macchina elettrica è bella. Però, ecco, quello che mi ha fatto molto molto piacere è sentir dire da gente che in Lotus conta veramente tanto, soprattutto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista progettazione delle macchine e tutte queste cose qui, è il fatto di dire: noi la piattaforma Emira ce l'abbiamo ed è motore endotermico. Con questa andremo avanti finché il mercato giustificherà dei numeri di produzione da poterci far vendere un numero di macchine per continuare a costruirle. Quindi se dal 2030 al 2035 ci saranno dei paesi che oltre all'ibrido permetteranno l'immatricolazione anche dell'endotermico, noi andremo avanti a produrre. Chiaramente la produzione dovrà essere giustificata da un certo numero di vetture. E se no, ma il problema è che se no è che, cioè, è come il discorso delle Lise e dell'Exige, che senza gli airbag laterali e queste cose qui non poteva più essere prodotta. Quindi, cioè, anche se la Lotus avesse continuato a produrla, ma non sarebbe potuta essere immatricolabile, quindi era inutile produrla. Quello non è una decisione di Lotus, o anzi, cioè, quella è una decisione che è presa dalla UE e da tutte queste autorità a cui noi non sappiamo neanche cosa c'è dietro sotto. Ma il problema è che non lo sa neanche loro, cioè sembra quasi che giochino. No, infatti. Sembra che si divertano. Oggi cosa facciamo? Ma sì, facciamo l'auto elettrica, poi dove la caricheranno? Saranno affari loro, no? Quando arriveranno a casa la sera e non sapranno con che corrente e dove caricarla, sarà fantastico. Una cosa che veramente mi ha stupito, una cosa a cui uno non pensa, che però è davvero incredibile. Cioè, allora, a livello di modifica di infrastruttura, se noi dovessimo aggiornare, se gli autodromi dovessero aggiornarsi per permettere delle ricariche veloci delle vetture, eventualmente delle vetture mi viene da ridere, perché vabbè, perché quando tu vedi delle macchine elettriche magari nei paddock che per caricare le batterie utilizzano dei generatori, dei gruppi che vanno a... dei gruppi elettrogeni, un nostro comune amico del quale non facciamo il nome ma che ci sta guardando, ecco. Gli ha detto: guardate che a Monte Carlo la Formula E hanno messo sotto carica dalla mattina fino al pomeriggio con i gruppi elettrogeni alimentati a combustibile fossile, per cui domanda dovremmo farcela, no? Domanda dovremmo farcela. Quello un po' mi fa sorridere, però appunto stavo dicendo che i cavi per... parlavo con una persona, con un ingegnere che sta seguendo questi progetti in Lotus, e mi diceva che il diametro di cavo che dovrebbero utilizzare è più o meno di 100 mm, cioè un cavo grosso così. Capisci che stendere cavi grossi così in una corsia box, sotto una corsia box o all'interno di un paddock, allora, a parte i costi, perché poi il materiale non so cosa si userà, del rame per farlo, oppure quindi non voglio immaginare i costi. Poi come fanno a recuperare il costo di quell'aggiornamento lì, e poi quante macchine poi gireranno
con boh, io ecco il motorsport, l'utilizzo della vettura stradale lo vedo meno complesso. Che il motorsport si converta a motore elettrico, questo lo vedo veramente difficile, a meno che non vengano più utilizzati gli autodromi, che non finiscano gli autodromi, però non penso che finiscano gli autodromi io, perché sai, se tu mi dici, magari una città sicuramente a livello di infrastrutture saranno obbligate ad aggiornarle, quindi nelle città ci saranno le stazioni di ricarica e quindi gli autodromi diventeranno tutti circuiti cittadini. Boh, così no, non penso. Se no, aggiornare tutti gli autodromi la vedo abbastanza difficile. Voglio ricordarti che noi siamo il paese della Salerno Reggio Calabria, del Ponte Morandi, siamo quel paese lì, no? Per cui io spero di vivere per vedere come ne usciranno e cosa faranno. Spero solo, mi metto lì così, guardo da vecchio rincoglionito, guardo che cosa saranno capaci di fare, perché siamo così, io guardo e basta. Poi vado in giro in bicicletta o col 50. Va bene, Ste, io ti direi, ti do il tempo tecnico per andare giù nel workshop dove siamo già collegati, eccolo lì, per cui faccio una pausa velocissima, tutti sposti e poi ci ricolleghiamo e parliamo di tanti aspetti tecnici super interessanti in questo dietro le quinte di PV Racing Workshop. Ok, Ste? Vai, vola! Le grandi occasioni Fassina, Fiat Panda City Cross Easy Power, vuol dire che è alimentata a GPL, il motore 1200 benzina, 70 cavalli, chilometri zero, full optional con radio DAB e il prezzo di 16.400 euro. XADV 750, la più amata dagli italiani, nelle nuove colorazioni 2022. Ragazzi, stanno per finire, abbiamo le ultime consegne per maggio e giugno e sono quasi tutte prenotate, quindi se volete accaparrarvela, affrettatevi presso Motostar. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. E la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza, ma carburatoribergamo.it. Ciao a tutti, sono Paolo della Motor Times. Vi aspetto a Saronno e a Legnano con la nostra gamma del nuovo, l'usato. Vi aspetto anche in officina per qualsiasi tipo di problema, anche dal semplice tagliando a una manutenzione più sostenuta, e soprattutto a Saronno abbiamo una vasta scelta di usato a disposizione con tutte le formule di pagamento del caso. Ciao e a presto. Ciao ragazzi, sono Stefano di Ducati Monza, vi aspetto in Viale Sicilia 102. Potete trovare il nostro store dove abbiamo tutte le moto Ducati, ovviamente nuove e usate in esposizione, e vi aspetto anche per portare la vostra moto in officina, quindi qualsiasi cosa siamo a vostra disposizione. Kimoto, concessionario moto e scooter a Paderno Dugnano, ampia disponibilità di veicoli delle migliori marche. Da Kimoto trovi sempre promozioni ed offerte speciali, ma soprattutto tanta esperienza, serietà e uno staff pronto a consigliarti al meglio. Ti aspetto, vieni a trovarci. PB Racing è la grande concessionaria Lotus Cars con assistenza ufficiale, 20 anni di esperienza e lavoro dedicati esclusivamente al prestigioso marchio Lotus Cars sulle vetture da pista e su quelle stradali. PB Racing ha una conoscenza profonda e inimitabile delle vetture Lotus. Entra nel mondo Lotus con PB Racing, garantisce Stefano D'Aste. Eccoci qua, Ste, ci sei? Ci sono, mi senti? Ti sento forte e chiaro. Ah, ottimo. Allora, ma c'è lì Pasquale con te? Sì, c'è lì Pasquale a fare le riprese. Eccoli. Spostati, Pascal. ti sei bloccato, però. Adesso ti sei bloccato. Adesso vai. Adesso ti vedo. Ah, ok. Ti vedi? Sì, certo. Ti vedo forte. Anzi, guarda, ti metto proprio in solitudine a parlare, raccontaci. Ma lo prendo? Mi avvicino. Non lo so. Vai, noi ti seguiamo. Sì. Fai come una lezione, noi ti seguiamo. Allora, vabbè, qui abbiamo un po' di vetture, tra cui questa qui è un Exige 420, bellissima. Tra l'altro oggi stavo guardando due o tre soluzioni che hanno fatto, tipo la pompettina qua di ricircolo dell'acqua, che è una pompettina elettrica per l'acqua del raffreddamento, che è una chicca veramente. Fighissimo, infatti andremo. Ci ha dato un'idea molto interessante per la macchina da corsa. Tu figurati cosa riusciamo a tirar fuori da una macchina stradale. Questo ti fa capire come
come vengono costruite. Quindi questa qui è una Exige 420, ultimissima generazione, e questa era bella da vedere perché è tutta smontata, quindi si riesce bene a capire come sono fatte. A me, ecco, una cosa che mi fa impazzire, ad esempio, tu guarda la qualità del disco freno della macchina di serie, è veramente, veramente esagerato. Sulla 420 hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Poi andremo anche su quell'altra, che vi faremo vedere anche gli altri dischi freni. Guarda i radiatori che vengono utilizzati, che questi vengono utilizzati sia per raffreddare l'acqua del compressore volumetrico, perché questa, non dimentichiamoci che ha questo bellissimo compressore volumetrico che è raffreddato ad acqua, che viene raffreddato appunto dai radiatori che sono posizionati qui davanti. Quindi c'è un radiatore qua che serve appunto per l'aria del compressore volumetrico, un radiatore, scusate, qua sotto, dove poi sotto il quale è posizionato, eccolo lì, quello lì, color argento, sì. Quello dell'aria condizionata. E qui invece è sempre un altro radiatore acqua che serve appunto per, vedi, questi tubicini qua dietro portano l'acqua direttamente al compressore volumetrico, mentre questo è quello aggiuntivo per l'acqua del motore. Per far vedere sulla macchina da corsa, invece, questa è l'Exige da corsa che stiamo finendo, invece noi, vedi, abbiamo su questa, abbiamo eliminato i due radiatori che sono laterali e ne abbiamo fatto uno molto più grosso centrale, perché uno, vabbè, non avendo il problema del radiatore dell'aria condizionata, non abbiamo bisogno di raffreddare così tanto come su una macchina stradale, e in più questi laterali li abbiamo tolti perché sai benissimo che nella parte anteriore della macchina, durante una gara, ve la faccio vedere su questa, che tra l'altro questa è quella di Mauro Rusconi, nella parte davanti i radiatori sono qui, sai, durante una gara magari se tu prendi una botta frontalmente qua nel laterale diventi abbastanza debole, no? E soprattutto nelle gare di durata, e allora abbiamo preferito togliere i radiatori dal laterale e metterli lì sopra. Cioè, scusa Stefano, per capire, nel caso di una toccata, diciamo, recuperabile, no? Che non sì. Provoca il ritiro, non causa il ritiro, se tu avessi comunque un radiatore lì, qualche problema lo vai a fare, giusto? Diventa meno efficace, per cui togliendola annulli quel rischio, ho capito bene? Giustissimo, se tu hai il radiatore in questa zona qui, nel momento in cui prendi una botta qua nel laterale, che è abbastanza facile prenderla durante una gara di durata, e vai, non so, a crepare il radiatore, perché vedi, il radiatore è proprio sì. È qui, vedi, questa è la presa d'aria, certo. E tu la vedi qua, no? Sì. E questa è la presa d'aria. Io adesso vi ho fatto vedere di là con la sinistra, di qui ti sto facendo vedere la destra, però comunque spero ti renda l'idea, no? E quindi avendola così esposta, perché vedi che da qui il radiatore è veramente vicino, se tu prendi una botta forte qua inizi a perdere acqua, ti devi fermare. Se invece tu prendi una botta forte qua, spacchi il faro, spacchi il coso, però non c'è niente che tu perda liquidi, cose del genere, puoi continuare, no? Puoi continuare, e quindi quello ti fa risparmiare nell'arco di una gara di 24 ore, di 12 ore, di 6 ore, ti fa risparmiare veramente tantissimo, tantissimo tempo. Ecco, una cosa a cui volevo prestare particolare attenzione questa sera era a questo coso che c'è dentro qui. Che è il liquido freni. È il liquido freni. Perché? Perché il prossimo evento della Speed sarà a Varano de' Melegari, che è un autodromo, una pista veramente carina, molto, molto bella, divertente, oltretutto anche in un bel posto dove si mangia molto bene, e il paesaggio è bellissimo, però è chiaramente una pista che non dà la possibilità alla vettura di prendere molta aria sia nella parte anteriore che
nell'impianto frenante, le velocità non sono elevatissime e quindi i dischi freno, che li vediamo anche qui, questi qua sono quelli che facciamo produrre noi, con la campanina in erga. Questo è un disco flottante, e chiaramente non prendendo tanta aria, tutto ciò che riguarda l'impianto frenante, quindi il disco e la pinza, di qua lo vediamo meglio che sono smontati, il disco e la pinza sono davvero sollecitatissimi, e non avere il liquido dei freni molto fresco potrebbe voler dire perdere completamente l'efficienza dell'impianto frenante, perché nel momento in cui vedi l'olio dentro qua è questo tubicino, che è un tubicino aeronautico, vedi, in treccia metallica, tutte le Lotus ce l'hanno così, attraverso questo tubicino c'è l'olio va dentro alla pinza, fa il giro in tutto intorno alla pinza, e qua c'è un pistoncino, qua c'è un altro, dall'altra parte ce ne sono altri due. Nel momento in cui tu vai a premere il pedale in abitacolo, attraverso questa pompa spinge attraverso questi tubicini qua di metallo, spinge il liquido nella centralina ABS, e la centralina ABS poi automaticamente rilascia la forza. Rilascia la forza normale se non sente alcun tipo di bloccaggio. Se invece inizia a sentire dei bloccaggi, allora inizierà a tagliare elettronicamente a seconda di quello che il sensore che c'è sul mozzo rileva a livello di rallentamenti del disco. Ma se il liquido dovesse superare una determinata temperatura, perde completamente la sufficienza, e potrebbe essere che il pedale vada giù senza spostare minimamente le pastiglie, senza far stringere le pastiglie sul disco, e questo vuol dire frenata zero. Questo è molto molto pericoloso. A Varano sono già successi diversi sì, perché tanto l'ho cambiato l'anno scorso, ma un anno per un liquido freni performante, perché poi il liquido freni più performante è, più spesso va cambiato, perché per renderlo performante purtroppo lo si rende molto suscettibile all'umidità, e quindi tende a catturare l'umidità in un modo incredibile, quindi poi catturando l'umidità è nemica di quello che è l'efficienza dell'impianto frenante, perché poi con l'umidità vuol dire acqua dentro il liquido, oltre una certa temperatura va in vapore, e quindi ti toglie l'efficienza del liquido, e quindi poi tu non freni. Quindi ecco, una cosa molto molto importante è, prima di eventi del genere, controllare bene quello che è il liquido freni, ma non solo fare un semplice espurgo, ma io direi di proprio sostituirlo completamente. Qua adesso addirittura vedete sulla macchina di Mauro Rusconi è stato smontato il disco posteriore, che è questo. Lui montava, senti sto rumore? Sì, ecco, questo qui è perché è flottante, questo qui è un disco flottante. Funzionano molto bene, sono gli stessi dischi che chiaramente abbiamo sempre utilizzato anche sulla mia Exige da corsa. Che differenza c'è tra un disco, quello è forato mi sembra, no? Questo che ha, sì. Mauro, e quello che hai fatto vedere prima invece è un disco con un disegno differente. Quale sì. Consigli, quale è meglio? Ci sono, allora, dei dischi? Infatti, allora diciamo che allora adesso io ti dico, il disco forato chiaramente è meglio per le temperature, però è chiaramente molto più debole, perché un foro passante è un indebolimento. Allora, se tu vedi questo, che è quello originale, ha dei baffi, e allora tu mi dici ma
scusa, ma il tuo, allora che forato, stai parlando, non dico male del foro, però stai dicendo che è più debole il foro, e quindi allora è meglio la baffatura. Però c'è un barbatrucco, e adesso te lo faccio vedere, perché vedi che il foro non è passante? Sì. Ok, quindi questo foro in realtà non è che va a indebolire la struttura. Il disco, la struttura, perché in realtà non è passante. Ma perché? Perché comunque non abbiamo bisogno del foro, perché il disco non soffre così tanto sull'exige a livello di temperature, e quindi al posto di fare il baffo così abbiamo fatto il forellino che comunque serve, più o meno fa la stessa funzione del baffo, no? Tiene pulita la pastiglia e però non determina un indebolimento del disco stesso. Disco stesso. Certo. Anche l'anteriore è flottante. Stefano, scusa, ti faccio vedere una. Sì. Tu magari non riesci a guardare il monitor, però te la leggo io. Davide dice: cosa significa disco flottante? Voglio di spiegarlo. Poi ho anche una domanda di Giovanni da passarti. Disco flottante. Aspetta che vado su Google a vedere, perché non mi ricordo. Sei stupido, non sai che sei stupido. Allora, aspetta che, perché appoggio questo, che così. Allora, questo è il disco, no? Sì. Questa parte qui è attaccata con una Belville, questa rondellona, si vede, sì, questa rondellona con tutti questi... con questi bulloncini qui, e questa parte qua che è in alluminio, è in alluminio aeronautico, questa parte è la parte che viene imbullonata alla fascia frenante. La flottante vuol dire che questo sulla fascia frenante ha un po' di gioco, che è questo rumore che si sente, ok. Non è rotto, okay. Ma vuol dire che è flottante. Vuol dire che è flottante. E questo è molto, molto, molto importante per le vibrazioni, per tutta una serie di cose. Poi su una vettura moderna è ancora più importante, perché poi il sensore che viene montato... il sensore che viene montato sul mozzo, che è questo qua, che è un piezo elettrico, misura la vibrazione del disco e serve all'ABS per capire quando la ruota arriva al bloccaggio o meno. Quello lì, chiaramente, se uno monta un disco non calibrato bene, può ingannare tantissimo il rilevamento del sensore e quindi di conseguenza far lavorare male anche l'ABS. E questo non è buono, perché poi l'ABS, se lavora male, allunga tanto la frenata. Ecco, un'altra cosa che bisogna tenere sempre molto bene in considerazione sono... Io adesso, vabbè, sono qua da solo, quindi non riesco a fare leva, però... La macchina di Mauro abbiamo trovato, chiaramente, abbiamo trovato una bella sorpresa che dopo ve la faccio vedere. E tutti questi piccoli uniball sul mozzo, questo che c'è dentro qua. Della questi sono quelli che gli hai detto questo. Che pigliando i dissuasori saltano? Sono quelli? Sì, allora, sì, anche questi okay. Pigliando i dissuasori si rompono. E vedi anche... qua dentro, sì. Questa testina qui, anche qua sta prendendo delle belle legnate, le stesse boccole che sono dentro al braccio, proprio in questa posizione, anche quelle lì chiaramente dopo un po' di chilometri prendono gioco. Diciamo che su una macchina normale rinfrescarli dopo un 30.000 chilometri non sarebbe male, per avere un comportamento della vettura efficace, efficiente e sicuro. Stiamo chiaramente parlando
di un Exige o di un Elise, però comunque anche su altre vetture che magari possono utilizzare sistemi di sospensioni simili, sicuramente sono tutte componenti che è meglio cambiare. Una componente che pensavamo di non dover cambiare, invece in questo caso è da cambiare. Ah, eccola, ho capito, sì, no, ho visto qual era la componente, scusa, era lì sulla destra. Quello è il calendario di Pino. Hai fatto un primo piano su due tette pazzesche, Ste. No, hai ragione. Vabbè, non ci disturba, ci si dirà la Barbara, però va bene. Me l'ha messo lì l'ammortizzatore, che devo fare? E è questo che è l'ammortizzatore, lo stile ammortizzatore che si è spezzato. Ecco, wow. Questo è poco, poco simpatico, però comunque può succedere, cioè, perché sai, a furia di legnate, cordoli, legnate, vedi, anche uno stelo così si certo. Può spezzare. Stelo, tra l'altro, che comunque è di un ammortizzatore di una super qualità, non è che, però sai, la macchina magari inizia a avere un po' di utilizzo, quindi è normale che possa cedere. È normale che possa cedere. Sì, quel pistola di Giacomo Maurizio che mi scrive. L'hai visto cosa ha scritto Giacomo? Fascia protetta. Ciao però, Giacomo. Se mi faccio protetta. Senti, io ho ancora una cosa da chiederti prima di lasciarti andare, ma anzi, prima ti ho perso, mi sa che ti sei bloccato. No, okay. Adesso ti riprendo, ok. Giovanni, prima di chiudere, volevo chiederti se era cortesemente possibile visionare l'Emira in PV Racing. Io credo che appena sarà disponibile faremo una comunicazione, Ste, giusto? Sì, certo. Certo, appena sarà... Mi senti? Sì, certo, ti sentiamo, era solo per rispondere a Giovanni. Appena sarà disponibile ve lo diremo sicuramente, anzi faremo tutte le comunicazioni del caso. E quindi sì, per forza, okay. quello per forza. Ecco, un'altra cosa che volevo far vedere, che però non me l'ha messi, non so dove me l'abbia messi, non ve la faccio vedere. Intanto che lo cerchi, Luca Morotti chiede se era lo stelo di un Nitron. Sono sì. Okay. Ma poteva essere anche lo stelo di un Hollis, o poteva essere lo stelo di un Bilstein, poteva essere, non c'entra niente quello. Cioè succede e basta, chiaro. No, ma quello sì, lì sono legnato su legnato. Questo qui invece è un mozzo ricavato dal Pino, e sono quelli di cui parlavo prima, no? Sono quelli della nostra Exige da corsa, questo in particolare è quello della parte anteriore, che va a sostituire questo mozzo qua, va a sostituire questo qui, ok, e vedi qua c'è la banana della convergenza che si attacca sul mozzo, si attacca lì, invece in questo caso la banana della convergenza si va a attaccare su questa piastra di metallo che poi è imbullonata vedi, più che imbullonata, quasi incravattata, diciamo, al mozzo. Quindi questo diciamo che è un mozzo molto molto resistente, nonostante sia prodotto non in acciaio, in ghisa, però comunque è molto molto resistente proprio per il modo in cui è fatto, e in più garantisce delle performance un po' diverse rispetto a quello originale, ma perché è fatto per una macchina a corsa. Quelli quanto tempo ci mettete a elaborare un pezzo così, Stefano? Dal momento in cui lo studiate a montarlo, quanto tempo ci mettete? Ci vuole tanto tempo. Ci vuole, tu dici a ottenere il pezzo definitivo? Sì, cioè dal momento in cui ragionate su come farlo, cosa passa? Qualche mese? Tre mesi? Quattro sì, mesi? Sì. Due, tre, quattro mesi passano tutti, sì. Poi magari alcune cose riusciamo a farle anche più brevemente, perché le abbiamo già fatte su Elise, e quindi possiamo prendere degli spunti che possono essere interessanti. Però sì, 3-4 mesi ci vogliono. Questo qua invece, questo è un supporto motore, questo qui è un supporto motore di serie, e noi praticamente facciamo i supporti motore, li sostituiamo, perché poi quelli di serie dopo un po' chiaramente prendono tanto gioco, diventano molto
diventano un po' morbidi, se non addirittura si rompono, e allora li ricostruiamo proprio, rifacciamo il piattello, cambiamo completamente il punto di attacco e rifacciamo con... a noi non piace farli rigidi completamente perché poi la macchina si sbullona. E quindi, considerando che poi magari sono mozzi che vengono montati anche su delle vetture stradali, chiaramente la vettura stradale deve garantire. E allora li facciamo, abbiamo negli anni sulle cap, abbiamo, adesso andiamo a vedere qua se riesco a farvene vedere uno, ecco, questo qui, vedi? Sì. Vedi questa gomma gialla che è comunque piena. E anche da questa parte, questo qui. Ah, si vede bene? Sì. Sì. E ecco, quello lì chiaramente molto, molto più resistente del supporto originale, però garantisce delle vibrazioni completamente, nettamente inferiori rispetto a uno completamente rigido. Mantiene un grado di elasticità che è fondamentale, no, Stefano? Poi per assorbire, no? Come sempre ci insegni, la roba troppo rigida non è mai funzionale fino in fondo. Per cui anche in questo particolare, che sembra così banale, in realtà avete trovato la soluzione giusta. Sì, infatti, sì, perché poi comunque le vibrazioni sono sempre, eccolo, guardalo qua. Le vibrazioni sono sempre molto, molto fastidiose, creano tanti, tanti problemi. E quindi è meglio cercare di ridurla il più possibile. Poi so che c'è anche chi cavalca, no, io voglio andare tutto rigido, perché poi però restano a piedi o vengono fuori i casini. Certo. Invece così funziona molto bene, e questo chiaramente, questo qui e questo qui servono per ridurre l'oscillazione longitudinale del motore, quindi quando tu accelera, quando tu freni, il motore fa meno questo movimento, no? Si muove meno dal davanti e dietro. E quella macchina è più stabile comunque. Sì, comunque la macchina è più stabile. Poi ci sono anche i due laterali, che nel caso dell'Elise comunque li rigidiamo veramente poco. I due longitudinali sono molto importanti. I due laterali sono anch'essi importanti, però non così tanto come i due longitudinali. E infatti anche sulla macchina di Mauro andremo proprio a modificarli, perché poi tu considera che avere una massa poi come il motore del V6 che si muove così tanto nelle accelerazioni, comunque anche quello, sai, è comunque una massa che si sposta tantissimo, e a livello di assetto comunque ti varia parecchio, perché poi anche se lui si sposta di 20-30 mm, però ti sposta tutto il peso del motore più indietro o più... Ora, non è che se si sposta i 20 mm diventa da motore centrale un motore a sbalzo, però comunque ti sposta verso la parte posteriore, verso la parte anteriore il motore, e quindi anche poi nella guida cambia davvero tanto. Poi su una macchina così, che ha un peso così, così ridotto, perché questa è una macchina più o meno da 1000-1050 kg, considera che insomma la componente motore che si sposta di 20-30 mm non è proprio bellissimo. Chiaro. Cioè, non è bellissimo. Va benissimo su una macchina stradale, perché deve essere comoda, però noi lo utilizzo in pista, sarebbe meglio limitarne un po' il movimento. Chiarissimo. Va bene. Stefano, inquadrati, che voglio vederti per salutarti, e devo farti i complimenti, ma hai visto i messaggi, Fabrizio dice spettacolo, officina sembra una sala operatoria, ma la cosa che mi fa piacere è che con queste trasmissioni Stefano vi sta facendo conoscere una realtà. Magari non avrete mai una Lotus, magari non l'avete mai guidata, magari non vi piace neanche, però capire cosa questo ragazzo in questi anni ha fatto insieme alla sua struttura è pazzesco, perché io lo conosco da tanti anni, gli voglio bene e so come lavora, con che passione lo fa, però il fatto che adesso queste meraviglie arrivino non solo ai piloti della Lotus, agli appassionati di questo brand, mi fa un incredibile piacere, perché è spettacolare che tu riesca a trasferirci quello che fate quotidianamente in quell'azienda meravigliosa che si trova lì a Laglio, che si chiama PB Racing, Stefano. Per cui complimenti come sempre.
Grazie mille Frank, sai che io faccio sempre tutto con estrema passione, e come anche tu del resto, perché poi anche tu sei uno molto passionale, anche sei stato molto passionale anche quando hai preso il muro alla curva grande a Monza. Grazie, ti ringrazio tanto. Anche io ti voglio bene, te l'ho dimostrato proprio adesso. Grazie. Queste parole. E comunque sì, a me piace tantissimo condividere queste cose, tutte le nostre esperienze che abbiamo fatto, perché poi comunque chiaramente metterle a disposizione delle persone romane mi fa piacere anche che loro capiscano un po' meglio le dinamiche che ci possono essere dietro una realtà così e dietro anche al funzionamento di macchine così belle, ecco. Fantastico, il nostro Ottimo. Saluto allora va a tutti gli amici della Lotus Cup, della Speed, Barbara che è lì, Giacomo, tutti gli altri amici che sono stati collegati per questa trasmissione, non so se settimana prossima ci vedremo o meno, però poi c'è Varano, per cui c'è un appuntamento al quale tutti gli appassionati non vedono l'ora di partecipare, Stefano, per cui grazie ancora, ti abbraccio forte e ragazzi ci vediamo nelle prossime serate, domani sera con Carlo Pernat come al solito faccio un primo promo, un piccolo promo approfittando di questa trasmissione con Stefano, domani sera solito ore 20 con Carlo Perrate e Emanuele Pessino. Un abbraccio a Stefano D'Aste, complimenti a PB Racing, da PB Racing Box è tutto. Ciao ragazzi, buona serata. Grazie, ciao Frank. Ciao.